Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Oltremente. Io sono Julian, qua con me Luca. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Il nostro ospite di oggi ci parlerà di intraprendenza, imprenditoria, fallimenti e, perché no, anche successi e tutto quello che si può imparare da un'esperienza di start-upper. Con noi Andrea Visconti, imprenditore, autore, vlogger, public speaker. Benvenuto Andrea. Ciao ragazzi. Ciao Andrea, benvenuto, grazie di essere qua con noi. Grazie mille Andrea. Allora io inizierei raccontando che ci siamo incontrati una volta che ci siamo conosciuti in H Farm, mi sembra fosse un febbraio di qualche anno fa, era un demo day e tu ci siamo conosciuti subito dopo la tua performance sul palco dove hai raccontato della tua startup chiamata Simba. FinTech, quindi Finance and Technology, adesso poi ci racconterai nel dettaglio di che cosa si trattava questa tua iniziativa. E dopo qualche mese, qualche anno, mi sei tornato in mente perché leggendo, mi sembra, il Corriere della Sera o La Stampa, non ho ricordi precisi adesso, lessi di una scuola che voleva punire un bambino che si era messo a vendere all'intervallo le brioche e le merendine ai propri compagni. Era Repubblica. Era Repubblica, vabbè. E, quando hai scoperto la notizia di questo preside che voleva punire il bambino, tu sei intervenuto e ero un ragazzino, avrà avuto 12, 13, 14 anni, tu hai ben pensato di proporgli un lavoro proprio nella tua startup. Quindi, prima di chiederti di che cosa si trattasse Simba, di che cosa si occupava, ti chiedo, quanto sei stato intraprendente nella tua vita? Credo che sia una cosa che mi caratterizza da sempre. Ti dico solo che quando ero alle elementari scambiavo le figurine doppie con i miei compagni e in cambio però non volevo le loro figurine, ma le loro merendine. Per cui io gli davo le mie doppie, che tanto non mi serviva niente, e in cambio volevo le loro merendine. Oppure in montagna d'estate con i miei genitori, forse addirittura, non ricordo se prima ancora delle elementari, quindi la materna, o comunque insomma in quegli anni lì, 5, 6, 7 anni, raccoglievo le pietre, sai quelle bianche che ci sono nei sentieri di montagna, e poi le portavo nel resort dove stavamo e le vendevo, le mettevo su un banchetto e le vendevo. Poi non ho mai capito se, ma le vendevo sul serio, nel senso che la gente mi dava i soldi, no, che sembra che uno lo facesse per gioco, cioè io lo facevo seriamente. Non ho mai capito se, se vendevo, diciamo, il servizio, no? Quindi la fatica, evitare la fatica di andare a cercare, selezionare e pulire le pietre più belle, o se vendevo la faccia da culo con cui le vendevo da bambino, probabilmente la seconda. Però secondo me anche la seconda. Però anche l'importante alla fine è vendere, no? Cioè, poi che infatti cosa vendi sicuramente devi capirlo, però l'importante è il risultato. Quindi l'intraprendenza sì, dai, credo che mi caratterizzi un po' da sempre, anche forse troppo in alcuni casi. Ma su questo c'è anche una bella fiaba, una bella storia, che non so se conoscete, la fiaba dell'aquila che si credeva un pulcino. La conoscete? Personalmente no, raccontacela. No. Allora, ve la racconto brevemente, perché poi in realtà una la può farcire, farla diventare lunga, ma per essere sintetici, in pratica c'è una mattina un fattore che esce dalla sua fattoria e trova sotto un cespuglio un uovo d'aquila. Allora lo porta nella sua fattoria e lo mette sotto una gallina nel pollaio perché possano perché le galline la covino quest'uovo e le galline se ne prendono cura fino a che questo uovo si schiude e viene fuori questo, chiamiamolo pulcino d'aquila, che inizia a fare quello che fanno tutti gli altri pulcini, quindi abbassa la testa e inizia a beccare il becchime dall'aia e mangiare i vermi e fa quello che vede fare a tutti. Però lui si sente diverso, si sente un po' a disagio anche lì dentro, e mentre gli altri pulcini tengono sempre la testa china, lui ogni tanto la tira su la testa, perché è affascinato da questo azzurro del cielo. Solo che la mamma chioccia lo bacchetta, lo sgrida e gli dice: cosa fai? Guarda giù, cioè, guarda il tuo becchime, guarda il tuo verme, non guardare il cielo, noi non siamo fatti per il cielo, siamo fatti per la terra. Solo che lui si sente diverso dagli altri e si sente attratto da questo cielo, e quindi una notte si sveglia di soprassalto mentre sono tutti lì a dormire nel pollaio
ed esce fuori dal pollaio e alzando lo sguardo vede le stelle, vede il cielo stellato e rimane super colpito. Allora vuole prendere quelle stelle, le vuole raggiungere perché si vede in alto lui, non si vede in basso a beccare la terra, ma si vede a volare in alto. Allora sale sulla cima del pollaio e si butta giù per cercare di prendere il volo, ma non ce la fa perché non ha mai volato, non è abituato a volare, e quindi cade per terra e si rompe il becco. Allora la mattina dopo la mamma chioccia la gallina, lo sgrida, dice: che cosa hai fatto? Noi non siamo fatti per il cielo, siamo fatti per la terra. Però lui non ce la fa, perché lui sente questo istinto di andare nel cielo. E quindi ogni notte lui si sveglia, sale in cima al pollaio, si butta giù perché cerca di prendere il volo, sbatte le ali ma non riesce, cade e si rompe sempre il beccuccio. Finché una notte, prende il coraggio di salire non più sul pollaio ma sulla cima dell'albero. Quindi è su, sale fino al ramo più alto di quest'albero, guarda giù e vede il pollaio in lontananza e inizia anche un po' a tremare, ha paura. Poi però guarda su, rivede il cielo stellato e allora a quel punto prende il coraggio, si butta giù, sbatte le ali e finalmente riesce a prendere il volo. E questo, secondo me, è un po' una metafora di tutti coloro che si sentono un po' diversi, magari anche dagli altri, un po' più intraprendenti, un po' più che hanno voglia di rischiare, ma soprattutto che hanno voglia di stare nel cielo e non con la testa bassa verso la terra. E che devono però mettere in conto che magari le prime volte cadi e ti spacchi il beccuccio. poi però se la tua attrazione verso il cielo stellato è veramente così forte, prima o poi trovi il modo, magari cambiando strada, quindi non andando più in cima al pollaio ma in cima all'albero, quindi ancora più in alto, quindi ancora più pericoloso, ma il rischio fa parte di chi vuole intraprendere. Poi magari becchi la volta giusta in cui riesci veramente a prendere il volo e stare lì dove sei stato fatto per essere. Molto, molto, molto interessante questa storia, questo racconto, questa fiaba. E, cioè, mi viene spontaneo chiederti che cos'è per te il cielo stellato. Beh, il cielo stellato è già di per sé il cielo stellato, nel senso che comunque quando tu la sera alzi lo sguardo e vedi il cielo stellato, almeno io ne rimango affascinato. Poi per me, se dobbiamo uscire dalla metafora, il cielo stellato e fare qualcosa che sia utile per le persone e che in qualche modo lasci il segno. Ad esempio in Simba, così magari introduciamo anche cosa faceva Simba, il nostro obiettivo e anche un po' lo scopo sociale, diciamo, era fare in modo che le persone potessero avere più tempo per fare ciò che amano. Quindi fare un'azienda, e quindi avere lo scopo di guadagnare da quello che fai, ovviamente, ma che ha come scopo quello di fare in modo che le persone possano avere più tempo per fare ciò che amano, per me era intanto uno scopo nobile, e però poi era anche proprio una motivazione in più per andare avanti, perché comunque quando tu sai che stai dando il tempo alle persone perché loro possano fare ciò che amano, cavolo, ti alzi la mattina che la voglia di andare a lavorare ce l'hai, ti viene proprio. Quindi la tua parte motivazionale principale non era tanto il, cioè sicuramente ha una parte importante il profitto, certo, quando uno imprenditore comunque di se stesso mette in piedi un'azienda, una startup, ha comunque l'idea di profittare, questo è indubbio. Però mi viene da capire, ma anche vedendo insomma alcune tue interviste, anche il tuo intervento al TEDx, sembra appunto che la tua motivazione più grande sia quella di restituire qualcosa a qualcuno, in qualche modo, sì, di avere uno scambio equo, no? Come dire, io ti offro un servizio, profitto da questo servizio, però so anche che ti sto offrendo qualcosa di più importante che un mero servizio. Guadagnare non è sbagliato. Spesso viene visto magari così, no? Se lucri sugli altri, allora sei malvagio, l'imprenditore, sono quelli che fregano gli altri. In realtà non penso assolutamente che sia così, per quanto è chiaro che ci sono tutte le eccezioni del caso. Però guadagnare, secondo me, non è sbagliato, anzi, è uno strumento, però, non è il fine, è un mezzo, perché più guadagni, più hai la possibilità di creare cose nuove e anche di rischiare di più e anche di dare lavoro alle persone, ad esempio. C'è una cosa che io trovo affascinantissima del fare impresa è che grazie alla tua impresa ci sono persone che possono, lavorando con te, guadagnare, quindi vivere, quindi formare una famiglia, dei figli,
dare vita ai propri hobby, ai propri desideri, no? Riuscire a vivere dignitosamente facendo magari una cosa che gli piace anche e guadagnando grazie al fatto che tu hai messo in piedi un'azienda che gli permette di avere un lavoro. E più guadagni tu, più possono guadagnare loro, più puoi creare nuovi progetti, quindi nuovo lavoro, quindi insomma è un cane che si morde la coda a quel punto. Ovvio che devi avere come scopo non quello di guadagnare, quindi appunto usare il denaro come mezzo, non come obiettivo finale. E poi i soldi, se sono uno strumento, dipende sempre come li usi, chiaramente. Non che io voglia fare il buon samaritano e fare il volontariato, la carità alle persone, però se tu hai delle possibilità di generare benessere, di generare valore, di generare anche lavoro, è bello che tu lo possa fare. Cioè è una bella responsabilità, trovo che sia una cosa bella, che non capita a tutti, ma che se puoi permetterti di fare è una figata. Assolutamente sì, assolutamente sì. E dando un pochino di contesto, raccontaci quali erano le funzionalità di Simba e qual era il servizio che si occupava di erogare. Non te lo ricordi dal mio splendido speech di H-Farm del Demo Day? Io me lo ricordo benissimo e mi ricordo anche l'immagine delle code del supermercato all'inizio della tua presentazione, se non mi ricordo male. Ma raccontalo pure per chi non ha avuto la fortuna di vedere quello di speech. Tra l'altro, piccolo aneddoto su quello speech, l'abbiamo cambiato 3 volte nei 3 giorni precedenti al Demo Day, l'ultima volta la sera prima, per cui io non lo sapevo. Classico. Non me lo ricordavo per niente, invece poi vabbè, non era uno dei miei primi speech, però dalla fiaba del fallimento in avanti ne ho fatti centinaia, per cui insomma, ovviamente adesso sono molto più preparato, però quello speech lì è stato abbastanza difficile perché non avendolo chiaro in testa, ben preparato la scaletta e tutto quanto, andavo un po', cercavo un po' di scavare nella memoria, per cui era un po' così. Però se anche perché ricordo, vuol dire che alla fine non è andato così male. No, assolutamente. Anche perché a parte la presenza di qualcuno come me che era lì un po' per caso, eri davanti ad alcune decine se non centinaia di investitori, i se quali non ricordo male 300-350, io mi ricordo la sala piena, quindi insomma per te era uno dei pochi, un po' come giocare la finale di Champions League, no? Giocare bene quel momento lì significava ricevere o meno dei finanziamenti per quella che era l'idea più importante della tua vita, insomma racconta pure assolutamente questo sì, percorso. Tra l'altro era il primo speech che facevo davanti a così tanta gente e poi sì, come dici giustamente tu, era la chiusura, era l'ultimo rigore, quindi se lo fai hai vinto la finale, se lo sbagli l'hai persa e verrai ricordato non per tutto il percorso che hai fatto di quei 4 mesi in H-Farm, ma per aver sbagliato il rigore. Quindi insomma effettivamente un po' di pressione addosso la sentivo, però raccontiamo cosa faceva Simba così chi non conosceva lo capisce un po' di più. Allora, Simba era in realtà un sistema semplicissimo che serviva per pagare nei negozi senza fare coda alla cassa. Quindi tu scansionavi i codici a barre dei prodotti usando la fotocamera, inquadrando il codice a barre, il telefono lo riconosceva, e pagavi il prodotto che avevi scansionato direttamente dal telefono senza dover passare più dalla cassa. Quindi lato consumatore finale, il valore era non passare dalla cassa, quindi non perdere tempo in coda alla cassa. Lato retail, il valore stava nel, vabbè, da un lato certamente non pagare tutto il personale delle casse e magari, quindi, vabbè, ridurre un po' i costi, oppure meglio ancora ridistribuire quelle risorse in attività magari un pelo più umane, no? Un po' dove il fattore umano fosse un po' più determinante, quindi ad esempio, non so, assistenza alla vendita, piuttosto che qualsiasi tipologia di attività che da un lato poteva agevolare il cliente, dall'altro magari anche aumentare le vendite, mentre la cassa, il valore dell'uomo alla cassa, mi sembra un po' sprecato un uomo o una donna messo in cassa no, a fare un lavoro ripetitivo dove il valore umano è poco, cioè un computer, un software, un telefono in quel caso lo poteva fare allo stesso modo, forse addirittura meglio, e l'uomo poteva fare qualcosa di più adatto alle sue capacità.
E poi vabbè c'era tutta la serie di informazioni di profilazione che si, quindi tutte le informazioni che si ottenevano dall'utilizzo che permettevano sia al retail che alle persone di avere un'esperienza d'acquisto migliore. Dopo l'esperienza in H-Farm, che mi sembra di capire sia andata piuttosto bene, durata, dicevi, 4 mesi in un periodo non abbastanza semplice per te, perché periodo è nato il tuo secondo figlio, quindi insomma non oso immaginare, voglio dire, le complessità di gestire, possiamo dire tranquillamente che vieni da Torino, no? Quindi una famiglia a Torino, la sede di H-Farm, per chi non lo sapesse, è a Roncade, vicino a Treviso, quindi sono 500 km di distanza, che sicuramente non aiuta, ecco. E quali sono stati i passi successivi poi di Simba dopo l'esperienza in farm, appunto? Sono stati gli ultimi, peraltro, nel senso che poi noi siamo entrati in H-Farm per due motivi. Il primo perché l'investimento che avremmo dovuto avere, non voglio anticipare niente, però non so se magari si può dire, della nostra partecipazione a Shark Tank, non c'è stato, insomma, alla fine non l'abbiamo concluso, per cui siamo entrati in H-Farm da un lato perché ci avevano offerto l'investimento, dall'altro perché ci avevano anche un pelino promesso una serie di supporto e di contatti verso i clienti, verso i grandi clienti che erano il nostro target, ci avevano promesso un supporto molto forte che in realtà alla fine è un po' mancato. Mm-hmm. Per cui noi siamo entrati lì per fondamentalmente per avere le risorse economiche per poter far lavorare full time i nostri sviluppatori in modo tale che potessero completare lo sviluppo del software e i test, e perché potessimo avere dei clienti in target, quindi grande distribuzione o comunque grande realtà retail, che ci permettessero di testare da loro fisicamente, quindi con i clienti anche, cioè arrivare fino alla fase di test pubblici con i clienti, con gli utenti finali, in modo tale da poterci mettere alla prova per capire se effettivamente eravamo in grado di tenere in piedi questo sistema e se questo sistema davvero risolveva i problemi che pensavamo che avrebbe potuto risolvere. Questa parte è un po' mancata, nel senso che l'investimento è arrivato al termine del nostro percorso in H-Farm. Peraltro, giusto per aggiungere una complicazione al nostro speech del Demo Day, un quarto d'ora prima di salire sul palco ho firmato il contratto davanti al notaio e a Riccardo Donadon per l'aumento di capitale, per cui motivo per cui non ero preparato per lo speech era anche perché negli ultimi 2 giorni avevo dovuto preparare di fretta e furia tutte le carte e la documentazione per fare l'aumento di capitale, che da un certo punto di vista mi interessava quasi di più che non lo speech, perché o comunque era la mia priorità, perché erano soldi sicuri quelli, cioè era già contrattualizzato praticamente, quindi esatto, e quindi dovevo fare in modo che fosse, cioè, intanto che andasse tutto a buon fine, che non saltassero gli accordi, che non succedesse niente di strano, di non dover tornare, siccome quello sarebbe stato il nostro ultimo giorno in H-Farm, di non dover tornare apposta un'altra volta, rifacendomi per l'ennesima volta quei 1000 chilometri andata e ritorno. Insomma, però vabbè, diciamo che ci è un po' mancato questo aspetto da parte di H-Farm, che appunto alla fine non ci ha presentato nessuno dei clienti che ci aveva millantato, per cui da lì in avanti quello che abbiamo fatto, conta che noi avevamo già incontrato tantissimi clienti perché ci chiamavano, perché avevamo raccontato un po' di noi sui giornali, poi c'era stato Shark Tank, eccetera, quindi qualcuno ci conosceva già e quindi avevamo già incontrato, ti faccio dei nomi, ma ne avevamo incontrati parecchi, però Italy, Euronics, TNT, Leroy Merlin, Auchan, Gruppo Auchan, in realtà, adesso non me ne ricordo altri, ma insomma, comunque, nomi così peraltro, nomi importanti. Certo. Tutti molto interessati, eccetera, però poi sai, dare fiducia quando sei Leroy Merlin, che in Europa fa 15 miliardi di fatturato, dare fiducia a una startup di 6 ragazzi che non ha ancora un cliente né fatturato né niente, mi rendo conto che non sia semplicissimo, tant'è vero che poi passavano i mesi, si faceva un piccolo step, ma alla fine non si firmava mai, motivo per cui noi in farm ci aspettavamo che fossero loro a fare, tra virgolette, da garanzia per noi, siccome noi non eravamo così in grado di garantire
a questi grandi clienti, no? Dovevano un po' fare da facilitatori delle conversazioni tra voi, startup di 6 persone e le grandi realtà, sostanzialmente. Sì, anche perché poi vabbè, la difficoltà non era tanto parlare con l'amministratore delegato di Leroy Merlin, sia quello francese che quello italiano, quanto che poi questi firmassero il contratto, quindi si fidassero di noi e da H Farm. Un po' ce lo aspettavamo, un po' ce l'avevano, non dico promesso, però insomma millantato quello che poteva essere quello il loro ruolo, quindi avrebbero detto fidatevi di noi, poi facciamo partire questa cosa, e invece insomma questa cosa è un po' mancata. Per cui poi dopo H Farm noi siamo andati avanti con un paio di clienti, di potenziali clienti un po' più piccoli, e un po' più piccoli nella GDO, comunque gente che faceva mezzo miliardo di fatturato, quindi comunque beh, non i 15 di Leroy Merlin, ma comunque 500 milioni di fatturato per noi ovviamente era tantissimo. E con uno in particolare siamo arrivati fino al POC. Il POC sarebbe un'area di test fisica, quindi un negozio vero e proprio, però chiuso al pubblico, dove potessimo testare la nostra soluzione non più in maniera virtuale ma in maniera reale. Ma anche loro poi non hanno mai firmato, perché ogni 3 mesi ci facevamo un piccolo step. Ah sì, scusami, ma abbiamo aperto un nuovo negozio, sono stati incasinati. Ah sì, scusami, adesso firmiamo. Ah sì, scusami, mi cambieresti questa clausola. Ah, sì, alla fine, a botte di ah sì, scusami, è passato un anno e passa. E per loro è niente la normalità, perché hanno questi tempi molto dilatati. Per noi è significato non avere più cassa per stare in piedi e quindi chiudere. E questo è stato... Diciamo i nostri 9 mesi più o meno dopo H Farm sono stati questi, in cui, così giusto per aggiungere una ciliegina sulla torta, ci hanno anche impedito di raccogliere altri 50.000 euro da un altro investitore che voleva aggiungerci 50.000 euro di capitale, ma per una sorta di litigio di due galli nello stesso pollaio H Farm non... ci ha dato poi l'ok, tra l'altro, quindi oltre ad anche la beffa, ma quando ormai era troppo tardi e quindi alla fine ci hanno pure impedito di raccogliere altro capitale. Quindi se i fondi finiscono in qualche modo, questo progetto, seppur con enormi potenzialità e anche potenziale di realizzazione, va a spegnersi in qualche modo, giusto? Sì, tra l'altro anche lì si è proprio spento lentamente e non in maniera improvvisa, perché io e il mio socio Alessandro, ma in parte anche gli altri componenti del team, non volevamo accettarla questa cosa, cioè ci rendevamo conto che avevamo tra le mani un progetto forte, che il bisogno c'era, che l'interesse dei clienti grossi, internazionali c'era, e che avremmo potuto veramente fare una roba rivoluzionaria e guadagnarci un sacco di soldi e fare una cosa grande, ma non eravamo in grado di farlo, cioè non avevamo abbastanza risorse e gli strumenti per farlo. Ma non lo volevamo ammettere, quindi le abbiamo provate tutte, ma proprio tutte, addirittura qualcosina di più. Tra l'altro la cosa che citavi prima del lavoro che ho offerto a quel ragazzino era una delle ultime assi nella manica che mi sono giocato per cercare di tirare avanti questa azienda il più possibile, pur sapendo che non sarebbe servito a niente, ma ci ho voluto provare giusto per dire le ho provate tutte, non avere rimpianto di dire ma se avessi fatto ancora questa cosa. E alla fine anche lì non è stato un merito capirlo, ma è stata un'imposizione della realtà, cioè uno dei motivi per cui non riuscivo ad accettare la chiusura e il fallimento di Simba era che da un lato volevo questa cosa che vi raccontavo prima, non volevo che le persone potessero avere più tempo per fare ciò che amano. E volevo anche comunicare alle persone che se hai un bel progetto, una bella idea, un bel team e lavori sodo e ci credi veramente, ce la puoi fare, e non pure senza essere figlio di Agnelli o di Berlusconi. E non essere riuscito a comunicare questa roba qua per me era una sofferenza enorme, era proprio una sconfitta anche da un certo punto di vista, per cui era uno dei motivi per cui non riuscivo a chiudere. Però a un certo punto nella casa dove viviamo con la mia famiglia abbiamo dovuto rifare il tetto del palazzo ed erano tipo 170.000 euro di lavori, e quindi non tutti per me ovviamente, ma insomma da dividere con i condomini, meno male, con gli altri appartamenti che non sono tanti, però quindi era una bella cifra. E alla terza rata non avevo più soldi, per cui soldi finiti in azienda, soldi finiti a casa, e ho dovuto addirittura chiedere, adesso non ricordo se 2 o 3 rate che mi ha dovuto pagare mio padre, perché non avevo fisicamente i soldi sul conto per pagare. E quindi a quel punto ho proprio dovuto accettare che insomma, la realtà era più forte di me,
e che quella non era la mia strada. Per cui ho detto ok, mi trovo un lavoro e chiudo. Per cui ho chiuso l'azienda, l'ho messa in liquidazione, per fortuna in realtà non siamo dovuti andare al tribunale, non abbiamo presentato istanze di fallimento, ma è stata una liquidazione. Però comunque insomma, la parte emotiva è uguale. Chiuso un po' di debiti, gli altri ce li ho ancora adesso e piano piano li sto saldando. E niente, ho chiuso e mi sono trovato un lavoro, o meglio mi sono messo a cercare un lavoro che poi ho trovato dopo un po'. Però quell'imposizione della realtà che mi ha obbligato a chiudere in realtà è stata la cosa di cui avevo bisogno. Steve Jobs nel suo famoso discorso di Stanford dice era una medicina amara per il paziente, ma il paziente ne aveva bisogno. E io effettivamente avevo bisogno di qualcosa di forte che mi facesse capire che non era quella lì la mia strada. E nel momento in cui sono riuscito ad accettare questa cosa e quindi poi appunto a chiudere l'azienda, ma poi a capire che non ero, che cosa che poi sono riuscito a fare grazie ai miei figli, a mia moglie, ad alcuni amici, che non ero fallito io, ma era fallito quel progetto lì. Quando ho accettato questa cosa è venuto fuori poi insomma tutto, una cosa molto più bella di quello che avevo immaginato io. Quindi appunto il discorso che mi ha colpito più di te in assoluto è la distinzione che fai, arrivato a questo punto della storia, no? Quindi la frustrazione enorme di dover chiudere qualcosa di veramente importante per te, non solo dal lato emotivo, dal lato finanziario, anche che comunque ti permetteva di avere insomma un mantenimento per la tua famiglia, insomma era il tuo lavoro, era un lavoro che avevi creato dal nulla, quindi era la tua azienda, la tua vita, era tutto. Accetti questo momento, appunto hai raccontato grazie alla tua famiglia, grazie a tua moglie, grazie ai tuoi figli, grazie ad alcuni amici, e comprendi un passaggio fondamentale che non fallisce la persona, ma fallisce quello che si fa. Sì. Ed è una cosa che a me ha colpito tantissimo e mi ritrovo al 100% con quello che sostieni e con quello che cerchi di spiegare anche durante le tue interviste, durante le tue conferenze. Sì, ho provato anche nella videofiaba che ho fatto, perché poi vabbè, cosa è successo? Quando ho chiuso l'azienda, dopo aver metabolizzato in realtà il lutto, diciamo, della chiusura, a un certo punto ho sentito l'esigenza di spiegare ai miei figli cosa era successo, cioè di raccontargli intanto che questa azienda non c'era più, perché i miei figli mi vedevano sempre in giro, il periodo di Niche Farm non c'ero mai, e invece dopo mi rivedevano sempre a casa in pigiama e con la barba asfatta. Quindi da un lato ci tenevo anche che sapessero che cosa era successo, da un lato volevo raccontargli quello che avevo capito e imparato, dall'altro volevo che questa cosa la sapessero anche tutte le persone che ci avevano seguito fino a quel momento, perché tra i giornali, la televisione, le radio eccetera, comunque un po' di gente seguiva il nostro percorso, e spesso mi capitava che le persone mi chiedessero come va con Simba, e sai, quando tu sai di averla chiusa, perché capitava anche quando l'azienda l'avevo già fisicamente chiusa, che le persone mi chiedessero come, sai, dopo un po', no, sì, abbastanza bene, cioè dopo un po' era diventato pesante da gestire, per cui l'esigenza di spiegare, raccontare questa cosa è nata per spiegarla ai miei figli, motivo per cui ho fatto una videofiaba, perché i miei figli sono dei bambini e noi tutte le sere gli leggiamo una fiaba, per cui ho pensato che la videofiaba fosse il modo migliore per spiegarla ai miei figli. Dopodiché questa fiaba, perché inizialmente era un testo, l'ho voluta anche pubblicare perché volevo che tutti quelli che mi chiedevano come va con Simba sapessero come andava veramente. Però sapessero anche che non è che era fallita e basta, e quindi ero fallito io, ma volevo che sapessero che quel progetto lì era fallito, ma che avevamo imparato un sacco di cose e che da quel punto lì noi ripartivamo. Quindi chiusa quella, ma io, il mio socio e tutte le altre componenti del team vagliamolo a prescindere da questo fallimento, anzi vagliamo di più di prima, perché abbiamo fatto un'esperienza pazzesca che non è paragonabile, credo, per almeno a nessun master di nessun tipo. Mi è costata molto di più del master più caro del mondo, però comunque... A livello economico, dici? A livello invece di emozioni e di crescita? Però sicuramente a noi ci hanno insegnato un sacco di cose. Per cui, insomma, volevo che le persone questa cosa la capissero, la sapessero. Solo che poi a un certo punto mi sono detto, sì, però che cosa faccio? Pubblico una fiaba di una pagina, testo, ma chi se la legge? Proviamo a renderla un video, magari funziona un po' di più. Solo che video durava un casino, perché
la prima versione durava tipo 12 minuti. Allora ho iniziato ad accorciarla, accorcia. A un certo punto, insomma, sono arrivato a 7, che era già, insomma, quasi la metà, e non sapevo più cosa tagliare. E allora a un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Tanto la gente leggerà solo il titolo e il click sul video non lo farà nemmeno, quindi chi se ne frega. Pubblichiamola così, tanto lo faccio per me, non lo faccio per gli altri, lo faccio per i miei figli al massimo, ma non di certo perché le persone, cioè chi vuole se la guarda, chi non vuole non se la guarda. E invece la cosa sorprendente è stata che le persone l'hanno guardata, la storia, la fiaba del video l'hanno visto, e l'hanno visto fino alla fine, perché un sacco di gente, sia quando mi incontravano per strada, sia perché mi hanno scritto magari sui social, citandomi parti finali di questa fiaba, quindi insomma dimostrazione del fatto che l'avevano vista, e l'avevano vista tutta. E in questa, soprattutto verso il finale, una delle cose che ho cercato di spiegare appunto nella fiaba è che le persone non falliscono semplicemente perché hanno successo, cioè non è che non falliamo, ma abbiamo successo già, quindi non fallisci perché hai successo, per il semplice fatto che ci siamo, che succediamo, cioè succediamo vuol dire accadiamo, che ci siamo, perché la mattina noi apriamo gli occhi e ci siamo, e questo di per sé è già un successo. Poi il successo delle tue iniziative, di quello che fai, è un'altra cosa. Tu potresti, ovviamente, su quello che fai potresti fallire, potresti non aver successo, ma tu come persona hai successo dal momento in cui vieni concepito e sei dentro il grembo di tua mamma, perché stai succedendo, stai accadendo, ci sei. E questo secondo me è molto liberatorio, perché ti toglie un sacco di peso, di pressione, anche sociale se vogliamo, di performance, di dover per forza raggiungere dei risultati per dimostrare che vali. Non è vero, tu vali, punto, a prescindere. Poi magari quello che fai funziona, non funziona, ma poi anche lì cosa vuol dire? Cioè hai successo solo se sei Ronaldo? No, hai successo anche se sei felice, secondo me, e fai quello che ti piace della tua vita, che sia la professionale o personale, a prescindere che questa cosa sia socialmente riconosciuta. Cioè uno spazzino che è felice di fare lo spazzino e che fa lo spazzino bene, cioè che quando pulisce ci mette il cuore, e quando pulisce, pulisce perché vuole rendere più bello quello che pulisce, ma va, cioè secondo me quella persona lì è la persona che ha più successo sulla faccia della terra. È vero, la società non riconoscerà mai quel successo lì, non dirà mai, non saprà mai il tuo nome, il tuo cognome, però per me hai successo, cioè una persona che è contenta di fare il suo lavoro, che lo fa con amore, per me ha già vinto. Cioè... Certo, assolutamente. E in merito alla fiaba, mi viene da chiederti riguardo a un parallelismo che tu racconti anche nella biografia che si trova sul tuo sito, che poi ovviamente inseriremo nelle note dell'episodio. Hai vissuto questo fallimento in un momento della tua vita dove avevi una moglie e due figli e mezzo, tu stessa dici, no? Perché stavate già attendendo la figlia, mi sembra, la terza figlia. Diletta. E, che era mia figlia Diletta, come ho detto, in una fiaba che ho fatto quando è nata. È eccezionale, immagino. Quindi ti chiedo, come vivi il fallimento della tua azienda, sapendo che comunque da padre di famiglia hai a casa tre bambini da sfamare, no? Quindi, sai, fossi stato single, giovane, ti metti in gioco, fallisci, dici vabbè dai, riprendo e riparto. Avevi, diciamo, la società di oggi soprattutto impone degli obblighi, no? Quindi sicuramente tu ti sentivi, da un certo punto di vista, giustamente responsabile della tua famiglia e dei tuoi figli. Quindi ti chiedo, come hai vissuto questo parallelismo di cui tu stesso parli tra lavoro, fallimento, anzi lavoro, intraprendenza, fallimento, e intanto con una famiglia numerosa che stava crescendo e con la quale ti sei trovato in difficoltà perché, come dicevi prima, sei arrivato a dover chiedere una mano ai tuoi genitori per pagare delle rate di una spesa imprevista, sì, ma comunque... insomma, che, papà, sì. Che faceva sicuramente parte dei miei obblighi, diciamo. Guardate. Esattamente. Io ho sempre pensato, ma sono sicuro che sia così, non ci fossero stati i miei figli e mia moglie, quindi non fossi stato sposato, ma avessi ancora continuato a vivere con i miei genitori, probabilmente io starei ancora lavorando a Simba adesso. E starei continuando a sbattere la testa su una roba che non funziona, che non funziona perché è sbagliata, ma che non funziona perché è un progetto troppo grosso per
per le mie e le nostre spalle, per chi eravamo. Per cui non avessi avuto questa presenza e questa evidenza, no, della realtà, che mi obbligava da un certo punto di vista ad accettare che quella lì non era la mia strada, probabilmente sarei ancora lì a sbattere la testa dietro a un sogno, un desiderio che non era il mio, che non era quello che la realtà aveva previsto per me. Okay. E quindi ovviamente è stato difficile, è stato anche da un certo punto di vista frustrante, adesso mi manca il termine, però cioè io mi vergogno di aver chiesto dei soldi a mio padre e mi vergogno di doverglieli ancora quei soldi, perché non glieli ho ancora restituiti, perché avevo iniziato a restituirglieli quando poi sono diventato direttore generale di un'azienda dove ero pagato bene e quindi potevo permettermi di restituirmeli, ma poi è successa un'altra roba che, se abbiamo tempo, poi dopo vi racconto, che comunque insomma mi ha impedito di poterglieli restituire. E quindi è stato ed è difficile questa cosa da accettare. Però non ci fossero stati loro, non so se avrei capito che la mia strada era un'altra, e quindi magari non l'avrei ancora trovata la mia strada. Invece accettare che quella non era la mia strada e accettare che la realtà aveva previsto per me una cosa ancora più bella, no, anche quello che ti dicevo prima, che volevo comunicare che se hai un buon progetto e ci lavori duro ce la puoi fare pur non essendo il figlio di Berlusconi. Era un bellissimo messaggio da comunicare, ma comunicare che non falliscono le persone ma falliscono le aziende è un messaggio ancora più bello da comunicare, ma che mai mi sarei immaginato se non arrivandoci, no, accettando la chiusura di Simba. Quindi credo che anche non cercare di imporre quello che abbiamo noi nella nostra testa, il film che ci costruiamo sulla nostra vita, cercare di imporlo sia importante, sia una cosa che sono stato obbligato a fare, ma una cosa che posso dire di aver imparato che è giusto farla. Poi non ho imparato a farla perché comunque continuo a voler imporre quello che voglio, ma perché poi in realtà è difficile avere un desiderio e non combattere per realizzarlo. No, combattere per realizzarlo è giusto, però a un certo punto devi essere realista e capire magari sto sbagliando, magari non è quello, magari, cioè, credo che il mio desiderio non fosse Simba, ma fosse quello che dicevamo all'inizio di questo podcast, cioè fare in modo che le persone abbiano qualcosa, cioè lasciare un segno, essere utili alle persone, costruire qualcosa che da un lato sia utile alle persone e dall'altro funzioni a livello economico, perché se funziona a livello economico puoi permetterti di farlo crescere, di creare altri progetti, di creare altro lavoro, altra utilità, eccetera, eccetera. Quindi cioè, sono arrivato anche un po' a questa conclusione, no, del tutto questo mio percorso sulla fiaba del fallimento, che il mio desiderio vero non era Simba, non era quel progetto lì, era quello che ci stava a monte, per cui anche quello che sto un po' facendo dalla fiaba in avanti, no? Quindi usare le videofiabe per raccontare storie. Io mai nella vita avrei immaginato di finire a fare una roba del genere, cioè, ma proprio mai l'avrei pensato, però questa cosa è venuta fuori e ha funzionato di più di Simba, peraltro, cioè comunque mi arrivavano le richieste di stampa, di media, di aziende, di personaggi dello spettacolo che volevano il format video fiaba per raccontare altre storie. Quindi sai, poi il campanellino d'allarme dell'imprenditore, cioè la lucina si è accesa, ho detto aspetta un attimo, cioè se qui c'è del business allora mi ci metto. Però appunto mai l'avrei capito se non avessi accettato il fallimento di Simba. Beh, del resto mi viene da dire che facilmente si riesce a raccontare qualcosa quando lo si ha compreso bene, quindi evidentemente tu hai questa capacità nel riformulare attraverso le fiabe delle esperienze di vita che però hai compreso bene. Allora mi chiedevo in che modo la tua famiglia in questo senso ti ha permesso di accelerare moltissimo questa fase di comprensione, cioè hai detto che se non avessi avuto tua moglie lo sono stati nel modo fondamentale. Semplicemente io dai miei figli mi sono visto, guardato come Andrea Visconti, come il loro papà e non come l'imprenditore fallito. Cioè loro mi volevano bene lo stesso e non hanno mai messo in dubbio il mio valore, ma non che non l'hanno mai messo in dubbio nel senso che mi hanno detto tranquillo, sì, mi è fallita ma per me tu vali, no,
cioè non ce l'hanno neanche non gli è passato per anticamera il cervello, perché sono dei bambini che guardano il padre e vedono un eroe, a prescindere da quello che tu faccia, perché sei il loro padre, perché sei lì con loro, perché ci sei, perché li hai messi al mondo. E del fatto che Simba fosse fallita, allora non gli frega niente, perché poi di Simba, dei soldi, del successo, cioè, allora non gli frega niente, perché giustamente sono, è la semplicità dei bambini, no? Con cui nasciamo tutti, poi ci facciamo un po' corrompere dai meccanismi sociali, dall'ego, da compiacere gli altri, da compiacere se stessi, perché poi spesso credo che sia anche una forma di quasi di debolezza, di incertezza, no? Quella di dover per forza piacere agli altri, forse perché non ci piacciamo abbastanza, non lo so, potrebbe, allora vogliamo che gli altri ci dicano che siamo bravi, che abbiamo successo, cioè avere un successo tangibile, riconosciuto, apposta perché ci sentiamo di valere, no? Infatti, ricollegandomi al discorso di prima, il fatto che tu abbia dato e dia nel tuo presente questa accezione diversa al termine successo e al termine fallimento, ma specialmente al successo, nel senso che è solo per l'atto di esistere e di manifestarsi per quello che si è che automaticamente si ha successo, cioè si è succeduti, quindi si è esistiti in qualche modo, no? Sì. Questa differente visione che hai, che tra l'altro condivido e sposo appieno, in altre parole, ecco, mi ha veramente colpito e mi ha fatto riflettere molto su come la società invece attribuisca a queste parole, che invece dal lato etimologico hanno tutt'altro significato, un significato di apparenza, di accettazione da parte di terzi, di finti bisogni appagati da finti da finti scenari, da finti ruoli, no? Allora, ricollegandomi anche al tuo discorso iniziale di come veramente tu e poi ti volevo chiedere in che modo avessi questa visione diversa, no? Anche del fare business, anche di creare un'azienda, dove non era il fine stesso, e in questo caso questa startup gloriosa e pluripagante che doveva essere, ma era semplicemente un mezzo, e come lo è diventata in effetti semplicemente un mezzo, e come anche altri ostacoli della tua vita siano semplicemente stati dei mezzi per ottenere quello che sei tu oggi, e quindi il fine è essere se stessi e procedere nell'esistenza piuttosto che fermarsi a dire voglio, ottengo quella cosa e avere un blocco, come invece magari ti eri preposto di essere se non avessi compiuto tutti questi passaggi. Bisogna perdonarsi, e per perdonarsi bisogna essere stati perdonati, così come per amare è più facile amare se sei stato amato, è più facile perdonare se sei stato perdonato. Per cui non ti so dire questa cosa della mia, chiamiamola mia, per quanto poi non sia solo mia visione di impresa, non so dirti da dove nasca. L'elaborazione di come invece è vissuto il resto nasce dal perdono, cioè dal perdonarsi un fallimento, un errore, e non sentirsi in colpa del fatto di aver sbagliato qualcosa e di essere fallito, di aver vissuto un fallimento. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato un sacco di robe, cioè, perché se no, probabilmente se non avessi fatto errori, Simba sarebbe diventata leader del mercato, però tutti sbagliamo. Infatti non è tanto che io ho dato un'interpretazione diversa al termine fallimento, al termine successo. Gli ho dato semplicemente, sono tornato a quella etimologica. Fallimento significa, l'etimologia, la radice, la parola fallimento è falso. Falso e sbagliato, cioè tutti sbagliamo, no? Infatti tutti falliamo, ma semplicemente perché tutti sbagliamo, almeno io sbaglio in continuazione. Così come l'etimologia della parola successo, no? Significa succedere, accadere. Per cui semplicemente sono tornato all'etimologia delle parole e gli ho ridato il loro significato vero e naturale. Poi se vuoi te li racconto un po' di errori che ho fatto. Guarda, ce n'è uno divertente anche, che è un errore banale, non ha scaturito il fallimento quell'errore lì, però comunque un errore stupido, perché comunque prima esperienza nel mondo startup tecnologiche, per cui uno le cose non le sa, in qualche modo deve impararle e tendenzialmente impari sbagliandole. Sono stato in trattativa per diverso tempo, peraltro, con l'ex direttore finance, il CFO di L'Oreal,
L'Oreal, l'azienda Sì, di cosmesi e... esatto, che poi è anche stato direttore generale di un concorrente di L'Oreal, e gli ho offerto di entrare in società con Simba per portarci il suo know-how di direttore generale, no? E per portarci il capitale, 150.000 euro, quindi in cambio di 150.000 euro e di lavoro, molto, cioè all'inizio, quindi prima di Shark Tank, prima, cioè, okay, prima di tutto, in cambio del 2% di equity. È chiaro che magari uno no, dice, boh, è un errore, chi lo sa? Però sì, effettivamente sì, perché Simba non voleva niente, e il 2% di un... cioè, avrei dovuto dargli, non so, il 90%, almeno, insomma, offrire il 2% a una persona così in cambio di quello che gli hai chiesto, è proprio fuori, hai sbagliato proprio l'unità Si è di... tratta la trattativa. Hai sbagliato l'unità di misura, cioè non è che gli dovevi offrire il 25 e gli ho offerto il 20, cioè, ok... Gli hai proprio offerto una roba che non può nemmeno, cioè che fa capire la tua inesperienza, per cui ti fa perdere anche l'autorità, forse, da un certo punto di vista di in quella trattativa, che ovviamente non è andata a buon fine, infatti. Per cui, insomma, di errori ne ho fatti un sacco, ma io non so di non essere quegli errori lì. Poi gli errori li devi correggere, ovviamente, perché sennò continui a farli, per cui li devi capire, li devi analizzare, devi cercare di correggere. Poi gli errori strutturali ripetiamo sempre gli stessi perché poi sono meccanismi nostri, umani, però uno ovviamente deve cercare di migliorarsi, perché sennò rimani sempre il pirla che eri prima, però senza il peso di, no, di sentirsi in colpa per gli errori fatti, ma semplicemente affrontarli e cioè cercando di migliorare. Ma per una questione molto semplice, molto banale, anche lì, non per moralismi o per chissà cosa, ma per una questione pratica, cioè se tu hai un obiettivo che vuoi raggiungere, no? Che vuoi cercare di raggiungere in qualche modo, ed è sacrosanto e giustissimo che tu lo voglia fare, ma tu associ a quel risultato, diciamo, la tua felicità, quindi dici io sarò felice solo se Simba avrà successo, solo se mi sposerò, troverò donna nella mia vita, mi laureerò in tempo, insomma, poi ognuno mette, no, il solo se che vuole. Tu giustamente hai quell'obiettivo e cerchi di inseguirlo, ci mancherebbe, ma se tu dici vuol dire inconsciamente, perché nessuno lo dice ovviamente, sarò felice solo se raggiungerò quella roba lì. Tu, mentre cerchi di raggiungere quell'obiettivo lì, hai come una sorta di spada di Damocle sulla testa, che ti dice: guarda, Ciccio, che se tu quella roba lì non la raggiungi e sbagli per qualsiasi motivo, non puoi essere felice. E quindi è ovvio che ti blocchi, perché ti stai caricando di una pressione da solo che è pazzesca. È un po' come nelle partite di calcio, no? Quando l'Atalanta ha battuto il Manchester City in Champions League, lontano ricordo di Champions League, chissà se ripartirà mai. Perché era, cioè, uno dei fattori determinanti qual è stato? La preparazione, ovviamente, per carità, ma che l'Atalanta non aveva niente da perdere, quindi ha affrontato la partita con leggerezza. Al contrario, il City aveva tutto da perdere, perché diceva: certo, se io, che scusami, mi stanno chiamando, se io perdo questa partita mi faccio una figura di merda, perché io sono il Manchester City e loro sono l'Atalanta, siamo in Champions League. E infatti l'hanno persa, perché si sono caricati di una pressione tale che gli ha tolto la lucidità, perché poi quando tu affronti no, questa ricerca di raggiungere i tuoi risultati con questa spada di Damocle sulla testa, sei meno lucido e quindi commetti anche più errori. Per cui anche per questo bisogna separare il successo personale dal successo, quindi il valore intrinseco della persona rispetto al successo delle proprie iniziative, perché se no tu insegui la felicità nelle iniziative, perché no, le associate. Pensi di valere solo se raggiungi gli obiettivi e quindi pensi di poter essere felici solo se raggiungi gli obiettivi e quindi non li raggiungi perché ti carichi di una pressione, o meglio, non è che non li raggiungi, ma aumenti le probabilità di non raggiungerli perché ti sei aggiunto delle pressioni e delle difficoltà da solo. Non so se sono riuscito a spiegare, è un concetto forse non semplicissimo, però per provare a semplificarlo è se io voglio raggiungere il successo di una qualsiasi obiettivo. E intrinsecamente penso sarò felice solo se lo raggiungerò, mi sto condannando da solo.
Tu devi, cioè, perché bisogna cercare la felicità in altro, non anche perché, tra l'altro, quando la raggiungi quel successo lì, se ci riesci, poi in realtà non è vero che sei felice, perché poi ti manca, hai bisogno di quel cielo stellato che dicevamo all'inizio, cioè di un infinito che non ti basta mai. E c'è una frase bellissima, e poi mi taccio, di Jim Carrey, l'attore, che dice: vorrei che tutte le persone del mondo potessero avere ricchezza e successo per capire che non è questo che dà la felicità. Chiarissimo, chiarissimo. In effetti mi permetto di intervenire in questo discorso molto, molto bello e molto pratico, perché seppur non conoscendoti ti percepisco molto profondo a livello emotivo e molto pratico a livello proprio cognitivo, insomma, di cose che fai, che tocchi, che smonti, che rimonti. Ci sono due aspetti importanti che sicuramente questa società ci in qualche modo condiziona moltissimo, in maniera attiva o in maniera passiva, comunque ci dà una prospettiva diversa da quello che realmente dovrebbe essere per essere felici oggi subito, per essere noi stessi oggi subito, insomma per avere una percezione del presente completamente diversa da quella che abbiamo. E oltretutto in questo modo... Perché i bambini riescono a fare tutto? Perché sono felici e non sono felici in base a quello che pensano gli altri di loro, se ne fregano, sono felici e basta. E imparano a fare tutto perché hanno voglia di imparare e perché non legano la propria felicità a quello che imparano a fare oppure no. C'è una componente di frustrazione anche per loro, ovviamente, quando non riescono a fare qualcosa, e quindi in quel momento è chiaro che non si sentono contenti, ma non legando la propria felicità, cioè anche perché so che non la legano, perché un minuto dopo che fanno un'altra roba sono di nuovo felici, ok? Quindi non legando la propria felicità a risultati che ottengono nelle cose che fanno, la prima volta non riescono, la seconda non riescono, la terza ce la fanno. Esattamente, e soprattutto non hanno l'aspettativa, o perlomeno se ce l'hanno non è il fine, ma è inconsciamente sempre un mezzo. Quindi il fatto di avere delle aspettative che servono a fare altro è un conto, il fatto di avere delle aspettative, come spesso capita nelle nostre vite, diciamo, dico nostre per generalizzare, chiaramente non magari nostre di noi tre, però in generale le persone si pongono obiettivi talmente ambiziosi, talmente alti, talmente a volte irraggiungibili, che creano già frustrazione di partenza. E poi, come hai detto giustamente tu, anche una volta raggiunti ti manca tutto il processo di vivere il presente per essere in quel momento come tu vorresti essere. Quindi c'è un aspetto importante. A me è venuta in mente una frase quando parlavi prima, non mi ricordo dove l'ho letta, dove l'ho sentita, ma mi è rimasta molto impressa. È un po' un gioco di parole, ma fa effetto, e dice che se vuoi ottenere quello che vuoi ottenere, hai bisogno di liberarti del bisogno. E questo è secondo me un punto veramente riassuntivo di tutto questo percorso. È così, e la questione dell'aspettativa dei bambini che dicevi prima è di nuovo divisa. Cioè, io ho l'aspettativa da bambino di crescere, di imparare a leggere, di imparare le cose, così come io, Andrea, ho l'aspettativa di diventare un imprenditore di successo. Ma il bambino ha la capacità di avere l'aspettativa dell'obiettivo, quindi della cosa concreta, ma l'aspettativa della sua felicità non è legata all'aspettativa del risultato. Cioè, mentre per me è più difficile, no, dire ho l'aspettativa di fare l'imprenditore di successo, se non riesco la mia aspettativa di felicità non c'è, non la raggiungo, è più difficile non dire questo, ok? Per il bambino invece è più facile. Lui dice: ho l'aspettativa di imparare a leggere, ma non è che finché non so leggere non sono felice. Ok? Così come se io poi, che ho l'aspettativa di fare l'imprenditore di successo, quando divento imprenditore di successo non sono comunque felice, sono felice del risultato ottenuto, ma non ho la felicità a prescindere da tutto il resto. Il bambino, quando raggiunge l'obiettivo di imparare a leggere, non ha quel senso di frustrazione di avergli affidato l'aspettativa di essere felice e non sentirsi con la felicità, perché lui quell'aspettativa lì non ce l'aveva. Ha separato l'aspettativa, queste due aspettative, diciamo, no? Fatto un po' un casino, vabbè, io sono così, spero che si sia capito. No, è chiarissimo, ti lasciamo solo finire. Si è capito perfettamente. Mi viene da farti una domanda così a bruciapelo che mi è balenata in testa. Mi viene da chiederti che figlio sei stato, per carità, quindi che genitori ha avuto e che genitore sei? Ah, sono stato un figlio pessimo, nel senso che ho fatto tribolare tantissimo i miei genitori, da sempre, credo. Addirittura mi ricordo all'asilo già venivo cazziato
davanti, cioè che i miei insegnanti mi cazzavano, i miei genitori per come mi comportavo, insomma, perché sono sempre stato molto esuberante, molto pieno di voglia di fare, di energia, quindi, e poi forse volevo sempre uscire un po' dagli schemi, rompere le regole, questo quindi chiaramente in una società di persone non è che funziona tanto. Quindi sono stato un figlio abbastanza pessimo, credo di aver dato ai miei genitori tantissime soddisfazioni, no tantissime dai, però di avergli dato poche soddisfazioni ma forti, tantissime delusioni, tantissima fatica, ma sono sicuro che quelle poche soddisfazioni che ho dato valgano molto di più delle sofferenze che ho provocato, della fatica che ho provocato. Mentre magari per altri, e quando dico per altri non intendo i miei fratelli ovviamente, ma per altre persone in generale, altri genitori in generale, magari avere un figlio più bilanciato, quindi che magari ti fa vivere una vita più semplice, più serena, però poi magari invece ti mancano quei picchi di soddisfazione e felicità che invece io forse sono riuscito a far vivere ai miei genitori in alcune occasioni. Che appunto però servivano a bilanciare tutte le altre cose. Come genitore, non lo so, nel senso bisognerebbe chiedere ai miei figli. Cerco di essere un genitore molto presente, soprattutto in questo periodo di quarantena. Per fortuna, insomma, è arrivato in un momento in cui i miei figli hanno anche un'età in cui è bello che il padre sia così tanto presente. Ovviamente prima non riusciva a essere presente come lo sono adesso, però se escludiamo il periodo di H Farm, in cui sono stato proprio via spesso, però tendenzialmente ci sono abbastanza, solo la sera ovviamente, di giorno sono sempre via, spesso dormo fuori eccetera, però il weekend insomma cerco di, quando ci sono, ecco, magari come tempo non tantissimo, ma il tempo che dedico cerco di fare in modo che sia un tempo di grossa qualità. Faccio un sacco di cose ai miei figli, adesso in quarantena anche, ancora di più, ma chi guarda le mie stories di Instagram vede un sacco di attività di cucina, di pulizie, di giardinaggio, di bricolaggio. Facciamo di taglio di capelli, ho visto. Taglio di capelli, mi sono tagliato i capelli da solo, li ho tagliati a loro, adesso tra un po' li dovremmo rifare di nuovo. E cerco di essere un padre che mette alla tanto alla prova i figli. Quindi no, io non faccio niente al posto loro, infatti ogni tanto mi pigliano tutti per il culo perché dicono ma tu alla fine che cosa fai? Perché fanno tutti i tuoi figli e in effetti io coordino i lavori e faccio le stories per Instagram. Tu fai il manager. Fantastico. Vabbè. Tu fai il daddy manager. Esatto, anche ieri abbiamo fatto gli gnocchi e li facevano i miei figli, oggi abbiamo fatto l'impasto per la pizza, ogni settimana lo stiamo facendo, facciamo proprio l'impasto, quindi acqua, farina e lievito e facciamo l'impasto per la pizza e poi dopo facciamo la pizza. E io non mi sporco neanche le mani, cioè io ho il telefono in mano e faccio le stories per Instagram e coordino i lavori e loro fanno, ho le polpette, insomma facciamo un sacco di roba. E quindi sì, cerco di far affrontare in maniera graduale, però di far affrontare la vita ai miei figli, perché la vita è dura, cazzo, aggiungerei come rafforzativa, cioè la vita è drammaticamente dura. Io l'ho sbattuto il naso un sacco di volte, quindi magari sono un po'... Condizionato, no? Però la vita è veramente dura, cioè, e lo è per tutti. Se immaginiamo questo momento di emergenza, cioè, è dura veramente per tutti. Poi certo, Ronaldo magari se la passa un po' meglio di noi, perché comunque la quarantena se la sta facendo in una villa da 40.000, da 4.000 euro a settimana. Però comunque è dura per tutti. E quindi è inutile far finta che non lo sia, far finta che fuori il mondo sia tutto lì pronto ad aspettarti, ad accompagnarti. Non è così, non è vero. Il mondo è pronto a giudicarti, è pronto a metterti alla prova, è pronto a condannarti appena fai il minimo errore. E quindi gradualmente, perché ovviamente non è che gli si può dare in mano un macigno che non sei in grado di portare, però gradualmente cerco di fare in modo che i miei figli imparino ad affrontare la vita da soli. Per strada ogni tanto qualcuno ci guarda male, adesso iniziano a crescere, più grande da più di 6 anni, ma anche quando ne avevano 2, 3 anni, così, io li ho sempre lasciati in bici, in monopattino, a piedi, che vanno da soli. Le prime 2, 3 volte gli ho fatto vedere il limite, ho detto, qui, e quando si attraversa la strada ti fermi, punto, cioè, perché sennò ti investono, perché poi gli devi dare anche le spiegazioni. E loro l'hanno sempre rispettato, sempre, e sanno che se quando non rispettano una cosa, poi per un po' non ce l'hanno più. Per cui se avessero una volta non avessero rispettato il fermarsi prima di attraversare la strada, sapevano
che per, almeno per un po' non gli avrei più fatto, dato quella libertà di muoversi così tanto distanti da me. Perché comunque è anche giusto che i bimbi inizino a imparare a, ad affrontare anche la strada, a capire che ci sono dei limiti che vanno rispettati e capirne la logica, perché ad esempio è una cosa che, su cui ho fatto sempre molta fatica ed è una delle cose su cui ho fatto penare un sacco i miei genitori, è il capire le ragioni delle cose. Cioè, se tu mi dai una regola che per me non ha senso, io non la rispetterò mai. Non ha senso o non lo capisco il senso, perché magari ce l'ha ma io non l'ho capito, quindi magari è anche colpa mia. Ma io non la rispetto lo stesso, perché se non ho capito il senso, non lo faccio, punto. Cioè, sbaglio, lo so, ma è così. E quindi cerco di fare in modo che i miei figli capiscano le ragioni delle cose. Tra l'altro, questa cosa l'ho portata anche nelle aziende, che, ad esempio in Simba, comunque in tutti i miei progetti, perché anche nella comunicazione antepongo sempre il perché rispetto al come e al cosa. Cioè, anche in Simba era, volevamo che le persone potessero avere più tempo per fare ciò che amano. Quindi, infatti, poi dopo vai avanti, quindi abbiamo creato un sistema di pagamento che fa bla bla bla, come eccetera eccetera. Ma questo per me nella mia scala delle priorità viene dopo. Prima viene il perché, poi dopo viene anche il come, il cosa. Siamo tutti bravissimi a fare tutte le cose migliori del mondo, ma prima voglio sapere il perché. Infatti mi ricordo ancora la tua presentazione, come dicevo prima, la slide con tutte le persone in coda, con scritto perché dobbiamo sprecare il nostro tempo in questo modo o qualcosa del genere, no? Mi collego a quello che hai appena detto parlando appunto di nuovi progetti e di bambini, chiedendoti di che cosa ti stai occupando in questo momento, perché so, sappiamo che ti stai dedicando molto al tema tecnologie e bambini, proprio imprenditorialità e bambini, mix di queste, di tutte queste cose, no? Quindi l'intraprendenza, come dicevamo prima, la tecnologia, come far crescere i propri figli. Sappiamo che hai una rubrica di video. Ci vuoi raccontare un po' quali sono i tuoi progetti attuali e di che cosa ti stai, in che cosa ti stai avventurando? Ecco. Sono un pessimo venditore, perché a dire che cosa faccio adesso ho aspettato la fine del podcast più di un'ora di... Però allora, cosa faccio adesso? Ho questa videorubrica sull'agenda digitale, su tecnologie bambini o educazione digitale, diciamo. Ho un'associazione, in questo momento siamo un po' in stand-by per via del coronavirus, perché le attività le facciamo con le scuole, finché le scuole sono chiuse non sappiamo bene la modalità con cui le apriranno. Purtroppo non sappiamo bene come potremmo muoverci e quando, però facciamo due cose principalmente con l'associazione. L'associazione si chiama Fail Good, ma poi in realtà partiranno dei progetti anche paralleli. Comunque quello che facciamo è fare divulgazione sui temi del fallimento e dell'educazione digitale. Educazione digitale intesa come usare la tecnologia come un'opportunità, uno strumento al nostro servizio e non diventarne schiavi, quindi usarla positivamente, non in maniera sbagliata, se vogliamo. E poi facciamo dei laboratori, faremo in realtà, perché non abbiamo ancora fatti, dei laboratori direttamente con i ragazzi. Quindi la divulgazione è racconti di esperienze positive e negative e anche dei tecniche, insomma, un po' più punti di vista un po' più professionali, e su questo ho già fatto anche delle interviste in un format chiamato T'intervisco, che è un gioco di parole tra T'intervisco, vabbè, cavolatemi, dove ho intervistato un po' di personaggi famosi, Paolo Cevoli, Sonia Peronaci, avrei dovuto intervistare Massimo Gramellini, ma anche quello non siamo ancora riusciti per via del coronavirus, ma lo faremo. Oppure degli psicologi o esperti come Luca Mazzucchelli, come Daniele Grassucci, che è il fondatore scuola.net, insomma, quindi una serie di personaggi che raccontano un punto di vista professionale, un'esperienza sul mondo tecnologia e quindi come utilizzare la tecnologia in maniera positiva. Quindi nelle scuole faremo una divulgazione con gli adulti, i genitori e i ragazzi anche, e invece con i ragazzi direttamente faremo dei laboratori. Il primo che faremo è un laboratorio di scrittura di videofiabe. Un po' perché la videofiaba è l'altra mia attività e questa cosa che mi ha reso anche un po' riconosciuto sul mondo delle videofiabe per la fiaba del fallimento. Un po' perché riteniamo, lo verificheremo sul campo, ma dei feedback anche che abbiamo avuto, insomma, siamo abbastanza convinti di questo, che
se tu dai in mano ai ragazzi degli strumenti per imparare a tirare fuori quello che sentono dentro, quello che sono loro, quindi tecniche anche di scrittura per buttare fuori nero su bianco tutti i tuoi dolori, le tue sofferenze, tutto quello che hai vissuto, eccetera, e anche chi sei tu, quindi raccontarti, questa cosa ridurrà tantissimo anche il bullismo e il cyberbullismo, perché il bullismo è una forma, se vuoi sbagliata, ma di comunicazione, è un malessere che il ragazzo non ha altri modi di manifestare che non attraverso gli atti di bullismo, perché non sa in che altro modo farlo. Se tu gli dai gli strumenti per farlo, lui magari incanalerà questa sua sofferenza o questo suo malessere o quello che è in qualcos'altro, che parte da un testo scritto, poi può diventare una videofiaba, un video, una canzone, uno spettacolo teatrale, musica, cioè può diventare, poi può prendere la forma espressiva che più si addice alla persona, però parte tutto alla fine fondamentalmente da un testo scritto. Per cui questo laboratorio che vorremmo fare, lo vogliamo fare perché anche lì di nuovo ci piace essere concreti e fare le cose, perché la divulgazione secondo me è bella e utile, soprattutto se fatta in un certo modo, cioè se racconti delle storie, delle esperienze, è bello, ma fare è ancora più bello, e quindi dare la possibilità ai ragazzi di fare insieme a loro, secondo me sarà una figata, e tra l'altro ci darà anche un sacco di cose in più da raccontare, perché succederanno delle cose belle e brutte che poi andranno raccontate, quindi si autoalimenterà. Certo. E poi vabbè, in parallelo ci sono le videofiabe, quindi le aziende mi chiedono le videofiabe sono un bellissimo format di comunicazione, diciamo non convenzionale, non tanto convenzionale, perché mentre abbiamo tutti un po' un filtro per le pubblicità, invece le storie piacciono a tutti. Non è una serie TV bella come La Casa di Carta, però una fiaba è comunque una storia. E tu attraverso le storie puoi comunicare magari non proprio un'azienda o cosa fa l'azienda, però poi volendolo puoi fare, però diventa già un po' più marchetta, però puoi raccontare i suoi valori. E se tu racconti una storia che racconta i valori di un'azienda, raggiungi il pubblico che pensa a cui corrispondono quei valori. Ti faccio un banalissimo esempio: i valori che stanno alla base di Coca-Cola sono la felicità e la famiglia, per cui tu se fai una storia, una fiaba, una videofiaba sulla felicità e sulla famiglia, vai sicuramente a prendere un pubblico che percepisce quei valori come importanti e che quindi è affine ai valori di Coca-Cola. Poi su come attività conseguente, Coca-Cola magari farà delle attività di remarketing, di retargeting, su cui poi ti farà vedere dei contenuti magari un po' più commerciali o un po' più diretti per fare lead generation, eccetera. Però partendo da un bacino molto largo, perché comunque la storia ovviamente viralizza molto di più che non un video pubblicitario, di persone assolutamente in target. Per cui è un po' questa funzione qua. E funziona perché il contenuto funziona, e se il contenuto funziona le aziende sono disposte a pagare. Fondamentalmente funziona. Certo. È un modo di comunicare diverso, no? Quindi probabilmente funziona anche per quello. Prima di concludere e ovviamente passare i ringraziamenti per il tempo che ci hai dedicato, ti faccio un'ultima domanda. E poi dobbiamo raccontare la storia da cui siamo partiti di quel ragazzo delle merendine, però. Assolutamente, ok. Ti chiedo, ma se tu tornassi il giorno della costituzione di Simba e potessi parlare con te stesso, in 30 secondi, che consiglio ti daresti? Non lo so, sinceramente. Forse mi direi fallo, imparerai un sacco di cose, smetti prima e riponici qualche speranza in meno, di quantomeno economica, e fai i passetti più piccoli. È interessante. Fai i passetti più piccoli, mi direi. Ok. Adesso però è arrivato il momento, ci racconti la storia del bambino e delle merendine. Io l'ho accennata perché non me la ricordo bene, però è una storia velocissima in realtà. In pratica esce la notizia di questo ragazzino multato addirittura e sospeso da scuola perché vendeva le merendine a scuola,
Io mi ci sono rivisto un sacco, perché peraltro quando facevo anch'io scuola non vendevo le merendine, ma vendevo le prevendite delle discoteche, vendevo i vestiti che mi procurava uno. E io le scarpe comprate dalla Cina, quindi capisco. Quelle. E io i DVD masterizzati, non si può dire, ma... Dalla dubbia provenienza, mettiamo così. Dalla dubbia provenienza. Per come si sono rivisto un sacco. E la cosa che mi ha... colpito negativamente di questa storia è che si poneva l'intraprendenza come se fosse un male, cioè uno che ha voglia di fare una cosa nuova, positiva, comunque bella, utile peraltro, perché stava offrendo un servizio utile senza fare male a nessuno. Ok, non stava pagando l'IVA, mi rendo conto di questo, però perché invece che smorzargli le ali non è stato incentivato? Cioè, perché la scuola e il preside, invece che sospenderlo, punirlo, dirgli che ha sbagliato, eccetera, non l'ha fatto mettere in regola? Cioè, vuoi fare sta roba? Siamo in un paese che paga l'IVA, che paga le tasse. Vuoi farlo nella mia scuola? Fallo regolarmente. Ok? Non è che fai fare a ognuno quello che vuole, perché sennò non ci sono più regole e c'è il caos. Però non è che cioè, perché lui, vuol dire, qual era l'errore che stava facendo? Di per sé, peraltro i suoi insegnanti compravano le merendine da lui, perché c'erano gli insegnanti che compravano le merendine, capito? Straordinario. Sì, non era il come, ma cioè non era il cosa, ma era il come. No, poi è chiaro, a un certo punto era diventata troppo grossa questa cosa. Loro avevano iniziato col papà ad andare nei discount a comprare i pacchi scorta enormi per aumentare i margini, e avevano iniziato ad avere un discreto giro d'affari, cioè i volumi erano importanti in una scuola di 1700 persone, per cui il mercato c'era, più gli insegnanti. Però quello che a me ha fatto proprio arrabbiare, che mi ha fatto muovere, è stato questo dover smorzare le ali a un ragazzo. Come fa questo a non diventare cinico di fronte alla vita? Come fa? Cioè, è chiaro che poi penserà che siamo in una società dove viene premiato lo statale, il posto fisso di Checco Zalone. È ovvio, perché se appena uno prova a fare ad aprire le ali, vieni, ti sparano in questo modo, è normale che poi penserà così. Per cui ho detto, io uno così nella mia azienda lo vorrei proprio, cioè mi servirebbe davvero. E questa cosa è piaciuta, per cui hanno scritto un po' di articoli sui giornali, mi ha intervistato Francesco Facchinetti su Radio Kiss Kiss. Insomma, si è creata un po' di un minimo boom mediatico, che peraltro poi mi è servito per lanciare la fiaba sul fallimento, poi non so più quanto tempo dopo, un paio d'anni dopo credo, perché alcuni di quei giornalisti, di quei contatti che mi sono fatto in quell'occasione, poi li ho avvertiti che avrei fatto uscire una notizia su Simba, e quindi loro poi, ovviamente avevo già tanti altri contatti, fai che non lo so... sono stati il 20-30% dei miei contatti totali sui giornali, però ho potenziato in un 20-30% i miei contatti, e che sicuramente sono serviti. Peraltro uno di quei giornalisti era Repubblica Torino, che ho conosciuto e con cui poi ho parlato per lanciare la fiaba sul fallimento. Lui ha scritto poi l'articolo con il video della fiaba sul fallimento su Repubblica Torino, ma poi è piaciuta la notizia a Repubblica Nazionale, alla redazione di Roma, che quindi ha voluto poi fare un'intervista sul Nazionale. E quindi è chiaro che la visibilità che ha Repubblica a livello nazionale è fortissima. Il giornale dopo il Corriere, dove peraltro ero già uscito. Per cui poi magari ci sarei arrivato lo stesso, chi lo sa, però sicuramente ci sono arrivato perché ero su Repubblica Torino. Poi da Repubblica Nazionale è arrivata Radio DJ, e di nuovo Radio DJ è un media pazzesco che fa un sacco di ascolti, e quindi si è creata una concatenazione. Dal Corriere della Sera è arrivato Gramellini su Rai 3, insomma, per cui il Corriere della Sera invece era un contatto che avevo dai tempi di Simba della startup, non per questa storia di questo ragazzino, però comunque vedi anche quella storia di, come dice Steve Jobs, no? E poi i puntini tu li puoi unire solo dopo, prima non li puoi unire. Però quell'impeto che avevo avuto per, tra virgolette, difendere quel ragazzo, ma che sapevo che non avrei potuto risolvere la situazione. Però da un lato volevo tirare acqua al mio mulino, perché era un ultimo asso nella manica che ho provato a giocarmi per Simba. Dall'altro ho voluto comunicare una cosa che per me era importante e che sono contentissimo di essere riuscito a comunicare, perché comunque poi
tanti giornali e qualche radio ci ha dato visibilità su questa cosa e le persone erano d'accordo. Tanto è vero che poi questo ragazzino non è più stato multato, forse gli hanno addirittura ridotto la sospensione, poi lui ha voluto cambiare scuola lo stesso per motivi suoi e soprattutto per andare a fare un indirizzo più rivolto al mondo del marketing e del business, no? Di quello dove aveva del talento, insomma, no? Sì. Per cui alla fine, vedi, è servito. Per cui io ho fatto una cosa, tra virgolette, per altri, con i miei interessi ovviamente, però l'impeto iniziale era per difendere lui, ma poi questa cosa mi è tornata indietro per me un paio d'anni dopo, quindi tutto torna, dai, alla fine si può concludere. Sì, Andrea, noi a tutti i nostri ospiti a fine puntata, oltre a ringraziarli della partecipazione, facciamo una domanda comune che poi insomma incarna nel nostro podcast, che è semplicissima e curiosa dall'altra parte, cioè cosa significa per te andare oltremente? Sicuramente, vabbè, superare i propri limiti e superare forse i limiti della mente, i pregiudizi, i preconcetti, quindi una cosa si è sempre fatta in un modo e quindi cerchiamo di farla in quel modo lì. Se invece tu cambi completamente lo scenario, il modo di pensare, puoi arrivare a soluzioni impensabili prima. Cioè, non so, mi viene un esempio sul calcio, perché adesso sono in assistenza da calcio. I rigori si sono sempre tirati che una persona tira un calcio di rigore e lo tira o a destra o a sinistra o in centro, vuol dire non è che c'è tante altre possibilità. Un giorno Messi si è inventato, o non so se se l'è inventato lui, ma io l'ho visto da lui, che non ha tirato in porta, ha passato il pallone. Io pensavo, non pensavo neanche che si potesse fare, evidentemente si poteva fare, o forse mancava una regola che dicesse che non si poteva fare perché nessuno l'aveva mai fatto. E il portiere si è buttato, ma Messi non ha tirato, ha passato, e quindi l'altro si è trovato a porta vuota e ha tirato e fatto gol. Quindi secondo me andare oltremente è quello. Sembra quasi che l'abbiamo preparata questa domanda, da come mi è venuto in mente un esempio che secondo me funziona. Sì, è vero, l'esempio funziona molto, in effetti. Vabbè, andare oltremente, non so, è questa cosa qua. Direi che sì, c'è stata la spiegazione, l'esempio, io non capisco niente di calcio, ma è stato veramente illuminante anche l'esempio visivo, insomma, sempre per questo tuo modo che hai comunque di raccontare attraverso le immagini magari certe situazioni, no? Io poi, essendo molto bambino, mi rivedo la figura della porta del calciatore. Beh, del resto non c'è una definizione precisa, non c'è una etimologia dietro la parola oltremente, è un neologismo che abbiamo coniato noi per dare uno spazio aperto dove ognuno poi scrive e dice quello che vuole. E grazie quindi di averlo riempito con la tua esperienza, con la tua storia, con le tue fiabe e con la tua veramente propositiva dinamicità, perché insomma sono rimasto veramente entusiasta da questa lunga chiacchierata. Grazie davvero a voi, e se a chi ci ha ascoltato è interessato qualcosina di quello che ho detto, venite a vedere sui social, sui siti vari, Andrea Visconti, Compagnia Bella, si trova più o meno tutto online quello che faccio e soprattutto quello che stiamo preparando per il post coronavirus, per la fase 2. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie, ciao a tutti.